godo come un riccio appena nato da poche ore, perché il godimento è al massimo. Eh beh, e non poteva neanche onestamente essere altrimenti. Il ritorno della Juventus dopo 2 settimane. Solitamente quando c'è la sosta, la Juventus ritorna e ti fa cagare addosso. Poi, in particolar modo, nella partita che si gioca l'Epifania, la Juventus di base fa cagare proprio per partito preso, mentre invece 4 gol, 4-0, rete inviolata, 4 pappine, rete inviolata e prima tripletta in Serie A per Cristiano Ronaldo. Ma a parte tutto, io come sempre vi invito a scaricare OneFootball per ricevere le notifiche sul mondo del calcio, sulla Juventus, sul mercato che finalmente è aperto. E tra l'altro Paratici ha detto che il mercato della Juventus è chiuso. Bene, meglio, perché sia mai, il link comunque come sempre è in descrizione. Veramente, da quant'è che non capitava di fare 4 gol, ma soprattutto di non prenderne neanche uno? Cioè, nel senso, tripletta di Cristiano Ronaldo, mamma mia, io ero preparato veramente al peggio. A parte che io sono pessimista di natura, quindi nel senso è una roba normale, no? E un secondo tempo del genere, vedendo soprattutto come è stato il primo tempo, cioè è stato veramente spiazzante. Perché nel primo tempo, per carità, un possesso palla del signore, dei miglioramenti senza dubbio per quanto riguarda il pressing, però nell'atto pratico lì davanti, cioè, alla fine la Juventus si è resa pericolosa in un paio di occasioni, poi una in particolar modo, ma su calcio da fermo, su calcio piazzato. Quindi, nel senso, io non mi sarei aspettato 4 gol nel secondo tempo, che invece sono arrivati grazie inizialmente ad un errore di Klavan, che io vi giuro per un attimo, dopo tutta la questione di ieri su Perin, ma che forse, dai, ci torneremo dopodomani, ho detto, Ale, seppure Pellegrini ha fatto una roba del genere, apriti cielo. Mentre invece era Klavan, che è un complotto lo stesso, però almeno non da un diretto interessato della Juventus, che altrimenti era proprio la fine del mondo. Poi dopo, comunque, una volta fatto il 2-0, la Juventus è riuscita anche, no, a trovare prima quel 2-0 su calcio di rigore, sempre con Cristiano Ronaldo, ma lì il merito è stato senza dubbio di Paulino Dybala, che ha scartato tutti. Poi mi fa piacere anche che sia tornato al gol Gonzalo Higuaín, dopo qualche partita un pochino così è entrato, ha segnato e tra poco rischiava anche di far doppietta. Poi è stato bello vedere nuovamente il ritorno di Douglas Costa, l'ingresso di Douglas Costa, che ha fatto da matti, non gli è stato fischiato un calcio di rigore, ma vabbè, fa lo stesso. Poi comunque un'altra cosa che voglio capire è questa famosa gestione dei cartellini, perché io da buon rubentino non ho la minima idea, no, di che cosa sia, solo che tutti dicono sempre che è qualcosa a favore della Juventus. Perfetto, quindi pensando, no, alla frase gestione dei cartellini a favore della Juventus, mi viene in mente magari un giocatore della Juventus che fa più falli e non viene ammonito, come per esempio oggi Rog, che non pensavo fosse un nuovo acquisto della Juventus, però è stato bello vedere come abbia legnato proprio così costantemente e non si è stato neanche mai ammonito per sbaglio. Nel primo tempo ha tirato una tranciata del signore a Dybala, lì non ha dato neanche fallo perché giustamente sia mai. Poi anche nel secondo tempo, dal limite, altra tranciata, niente. Il rigore l'ha procurato lui, quello non dato su Douglas Costa, il fallo l'aveva fatto lui. Nel dubbio aveva tranciato anche Ramsey, ma ancora una volta niente. Io ancora questa famosa gestione dei cartellini sono curioso di conoscerla, ecco, perché ancora non è molto chiara, però vabbè, fa lo stesso. L'importante è che sia una cosa pro Juve, ci mancherebbe altro. Detto ciò, ragazzi, cioè, alla fine quando si parla di un 4-0 non c'è veramente nulla da dire. Ecco, sicuramente ci sono delle cose da migliorare che mi auguro saranno migliorate in settimana, perché la Juventus avrà una bella settimana, che comunque non capita molto spesso, per preparare la prossima barra, le prossime partite, e quindi mi auguro che Sarri abbia già visto quelli che sono, no, dei lati positivi o negativi della partita di oggi e che faccia il massimo per migliorarli, ecco, diciamo. Detto ciò, noi come sempre ci vediamo domani, io vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!